Non è soltanto questo Paolo Ippolito che non mi ha raccontato di a che cosa vado incontro. Lo facciamo subito. Facciamo una chiacchierata tra amici per conoscerti e per chi sono andati benvenuto nel nostro paese. È un onore. Siamo da amici, siamo le persone che ci conosciamo. E anche chi non ci conosciamo, poi Giannino, visto anche quello che ti è accaduto nella tua vita, insomma, ha sempre avuto un cuore molto grande delle persone. E quindi questo siamo, e questa è anche la sala della nostra storia. Adesso il nostro direttore del museo ci darà una leggera spiegazione di quello che siamo. Io non molte volte rimango senza parole, ma qui rimango proprio senza parole. Sono terribilmente emozionata. Noi siamo emozionati. Sì, proprio. Vi ringrazio, cosa vuole che posso dire? Ma siamo emozionati noi. Per noi è veramente un grandissimo onore quello di averti qui per la seconda volta, perché già nel 2018 sei stata con noi. E già nel 2018, quando hai presentato il tuo libro, furono due giornate veramente molto molto intense e particolari. Bellissime. Qualunque persona può invidiarmi a quello che io vivo questi giorni. Non è di tutti. Io mi sono semplicemente grata. Sì, assolutamente. Veramente grata per la vostra cordialità e ricevermi con tanto calore. Insomma, siete italiani, tutto qui. Sì, no, noi siamo piacere, io faccio solamente copia. Mi credo se stai. Come vi ricordo, anche noi andavamo con un ragazzo di 3 milioni. Vi ho chiesto tanto, vi chiedo ancora un altro minuto perché vorrei mettere al centro dell'attenzione l'oggetto che ci ha condotti qui. Posso sedere accanto a questo signore? Perché così lui mi aiuta delle volte che io inciampo con l'italiano, stiamo facendo una diretta e chi non è più presente può seguire da casa. Ragazzi leggevano alcuni brani di Se fosse un uomo di Mimmo Levi,
io ripensavo alla poesia che sta all'inizio del libro, c'è quel testo in cui dice che meditate perché questo è stato, quindi mai più importante la cosa di dire ricordiamoci davvero che è stato, c'è stato veramente, dobbiamo tutti quanti cercare di ricordare, di sottolineare quello che c'è. Evit è la dimostrazione vivente che purtroppo quella tragedia c'è stata veramente, ma 700 e passa mila neurologi che hanno aiutato, come diceva ieri l'ambasciatore israeliano, hanno aiutato i tanti ebrei comunque a salvarsi. Credo che siano poi l'emblema che l'essere umano ha appunto qualcosa di meraviglioso che è il cuore, è come il cuore di tutte le persone che oggi sono qua e che qui appunto. Grazie di essere con noi. Io noi dedichiamo così qualche immagine che è opportuno, però prima consentimi di presentarti i nostri giovani volontari, che in questo museo lo tengono vivo, lo tengono, diciamo, quel gioiello che tu hai apprezzato immediatamente. Io voglio ringraziare Alessia, Domenico, piacere di conoscervi, Giordano, Riccardo, che fanno parte proprio del nostro staff. Fanno parte di che cosa? Loro sono volontari del servizio civile. Aha. E quindi svolgono il loro compito di volontari, sì, in questo museo. Devo dire che è una cosa molto bella e loro hanno anche tante domande da farti su questo problema. Mi farà piacere a rispondere, se sarò capace. Ma sarò sicuro di sì. Noi abbiamo dedicato questo incontro ovviamente a Giuseppe Ippoliti e Teresa Zani e poi a Edith, a te, te lo dedichiamo volentieri e ti ringraziamo tanto per essere venuta qui nel nostro museo. E ho riportato delle immagini di quella che è stata la cerimonia di ieri, come ovviamente dedichiamo questo anche a Paolo Ippoliti, che è stato così gentile da portarci a farci vedere questo riconoscimento. Tornando a spiegare per quale motivo ti abbiamo voluto accogliere in questa sala, perché è una sala molto particolare, è una sala che ti riserva sicuramente tante sorprese. E con i ragazzi, siccome qui abbiamo una cineteca, quindi, perché questo museo ha anche una biblioteca con una ricca cineteca, abbiamo voluto ricordare Schindler's List con quella frase bellissima: chi salva una vita salva il mondo intero. Perché pochi sanno che è detta a nulla, poco, perché noi non siamo magari avvezzi a queste cose, perché che è una cosa bellissima del mondo. No, che io ho cercato di mettere così il fatto che Dio salva il mondo perché ci sono 36 giusti. E noi ci rendiamo conto, ma così pochi bastano a Dio per salvare il mondo. Basta uno. E vedi, in questo momento io sono molto emozionato perché ricordo una persona, un giusto per me. Sì. Il mio papà, classe 1924, è una storia che tu conosci bene, cosa avviene in Italia. Bene, lui per fare una scelta ha avuto in premio un paio di condanne a morte, che per fortuna non sono state eseguite, se no io non c'è. E questa, la tua presenza qui ha grande significato alla parola memoria. Così mi senti? Sì, hai capito che l'ho detto fino adesso? Siccome il mio udito è meglio come me, e faccio fatica, e per me è molto importante sentire ciò che dice. Perché la cosa importante, no? È questo concetto della memoria. Noi normalmente confondiamo tutto ciò che è memoria con la parola celebrazione. Celebriamo la giornata della memoria. Sì. Ma non è questo, secondo il mio parere, il significato giusto. La memoria siamo noi, la nostra storia,
quello che portiamo dentro di noi è il nostro senso di appartenenza a una storia, che anche nella mia famiglia è molto forte questo senso di appartenenza, perché è legato a persone che hanno fatto una scelta e queste persone non sono lontane, sono talmente vicine che io ce l'ho dentro di me. E questo che io sto cercando di comunicare ai miei giovani, del fatto dell'importanza talvolta dei luoghi e di questa cosa bellissima. Chi salva una vita, ragazzi, una sola, salva il mondo. È terrificante questa cosa, per quanto è bella. E poi io ti voglio dire un'altra cosa importante, che ho voluto ricordare. Questa sala è la sala delle docce. È la festa più importante che si fa a Sondino. È una festa che ha circa 2000 anni di storia, perché in Italia la cosa più stupida ha qualche millennio di storia. Noi ragioniamo su quel tipo di università d'onda, per noi una cosa che ha 500 anni non la consideriamo neanche, no, 500 anni. No. Invece questo discorso di questa sala del museo che riguarda le docce, no? È stata una cosa molto importante, perché mi ha fatto venire in mente una cosa che voi avete in Gerusalemme, Corriere della Scena, perché la Corriere della Scena ha questa fiamma eterna della memoria, perché è la stessa cosa anche per noi. È strano, è stato un incontrato, vedi? Questa è una delle torce che noi portiamo con noi, è fatta in maniera particolare, fatta di cera vergine, e quindi ha un significato unico. Senza, ma la cosa che voglio dire, no? Sì, proprio per poi lasciare la parola ai nostri giovani o a chi la vuole prendere, ovviamente. L'altro aspetto importante è proprio questa sala. Noi una volta l'anno accendiamo queste torce, e questo che un museo antropologico dice: ma perché accendiamo le torce? Perché il fuoco nella vita degli uomini è importantissimo. Se a Gerusalemme quel fuoco rappresenta la memoria, anche qui questo fuoco rappresenta una parte importante della storia di Sondino. Che cos'è il fuoco? Il fuoco esprime rifondazione, ricrescita, perché il fuoco è vita. Sì, è vero, il fuoco può essere anche una cosa molto, molto terribile, eccetera, eccetera. Però per noi il fuoco è una forza trasformatrice per eccellenza. Sì. Ha il valore della purificazione. Distrugge i nani e le colpe accumulate e difende dalle forze ambigue e pericolose. Quante volte tu nella tua vita ti sei difesa dalle forze ambigue e pericolose? Nello Yad Vashem arde un fuoco, sempre acceso. Dei nostri cuori di sondinesi arde il fuoco delle torce. Con questo io vi do il benvenuto del museo delle terre dei confini. Grazie. Allora, vogliamo sentire loro? Sì, volentieri. Paolo, vuoi intervenire tu, per favore? Ti chiamo Paolo perché siamo colleghi, anche pensionati. Grazie. No, vorrei, per carità, fare invasione di campo. Vorrei sì presentare un attimino, riferendo la giornata di ieri, al significato che abbiamo tratto da quella giornata di ieri. Poi vorrei che fosse, lei ha parlato un po' così, in maniera succinta, a stare di un'ora e mezza, per favore. E poi magari lasciamo spazio ai giovani, così possono fare anche riferimento a quanto dice lei. Ma poi avete a disposizione una bellissima visita guidata che dura dalle 7 alle 8. Non c'è un problema, possiamo fare una volta. Tanto io ho la chiave del museo. Io non preferisco niente in questo momento, sono talmente emozionata che non sono capace di aprire bocca. Però chi parla adesso, sento un magano. Sì, un pochino, pochino. Sì. Innanzitutto vorrei così confessarvi che non mi sento di avere un'appropriazione indebita con quanto diceva il professore, il collega.
io che ho fatto in modo che Edith venisse, no, vi assicuro, non è così. Quando lei ci ha dato la notizia della, del conferimento della onorificenza, no? dello zio e della zia, e abbiamo cominciato con i preparativi. Lei purtroppo all'inizio era molto scettica sul fatto che potesse venire, un po' per il Covid, un po' per le lungaggini burocratiche, un po' per i voli, un po' per tutto. E quindi avevamo impostato la cerimonia in un certo modo, abbiamo poi posto di carabinieri perché lo zio era un uomo dell'arma, insomma, a Sonino mi ricordo quando ero piccolo andavo, ho detto anche ieri nell'intervento, andavo in giro con lui per il paese, mi portava la gelateria di Gigio Campanile, del Sir Gigio, e mi faceva prendere la cassata, mi offriva la cassata che per me era una cosa così strana e mi sentivo tutto orgoglioso perché, insomma, lo sappiamo, no? A Sonino come in tanti altri paesi. C'era il parroco, capito? C'era il farmacista, il dottore. C'era il dottore, c'era sì, la maestra. La maestra, il funzionario, il dottore, e c'era il maresciallo. C'era il maresciallo. Quindi quando andavamo in giro per Sonnino dalla portella, lì in una forza, tante persone che lo conoscevano, perché sono i più anziani che lo conoscevano, buongiorno maresciallo, buongiorno maresciallo. E io piccolino, ho 9 anni, mi gonfiavo il petto perché stavo vicino al maresciallo, il nipote del maresciallo, ecco, questo è un ricordo che ancora porto dentro. Perché poi l'ho ritrovato anche quando sono andato su al paese da ragazzo, da ventenne, e andavo in giro per Pontevito e vedevo che le persone lo salutavano con rispetto, con lo stesso titolo, maresciallo, buongiorno, eccetera. Quindi ho voluto coinvolgere doverosamente i carabinieri che hanno preparato veramente una bella cerimonia, diciamo, le cose. E allora dicevo, quando Emil ha detto, guarda, posso venire, però devi fare in modo che io possa incontrare i ragazzi soprattutto, perché voglio parlare con loro, voglio dare il messaggio che ho dentro, voglio trasmettere questi valori della memoria, perché a parte la cerimonia, sì, importantissimo, però ecco, ci deve essere questo incontro ravvicinato in questi giorni. Mi sta facendo fare una fatica perché ecco da andare, i grassi, i marconi, la scuola stamattina a Puntina dove avevamo fatto un concorso l'anno scorso, avevo parlato del giusto. E quindi faccio fatica veramente a stare dietro. Come è arrivato? Mi ha detto, sì, va bene alle scuole, mi ha detto il programma che hai fatto, ma io voglio andare a Sonnino, perché Sonnino mi è rimasto dentro. Dice, a me piace, se venissi in Italia a fare una vacanza, metterei sempre il Sonnino tra le mani. Bravo! Non ho detto che io ecco la propriazione indegna, andiamo a Sonnino, anzi che poi gliel'avrei detto, proviamo un attimino, andiamo. Però è stata lei a precedere, mi ha detto, però dobbiamo andare a Sonnino, siamo qui, sì, Sonnino, siamo qui. E abbiamo portato con noi ecco, la medaglia del Yad Vashem. Abbiamo portato l'attestato che vorrei magari che qualcuno di voi leggesse ecco, per condensare un po' la motivazione dell'attribuzione del conferimento di questo titolo. E a proposito di Albacelli, sì, c'è la fiamma, adesso tra il viale delle stelle ci sarà anche il nome di un sonninese, ci sarà il nome di Giuseppe Ippoliti e della moglie Teresina Zani. Forse leggi quello che sta scritto sì. Adesso. Sì, adesso. Sì. Chi vuole offrire una bella sì. Voce, magari femminile, non so, il momento di suggerire. No, che sia noi hanno più. Io ce l'avevo circondata. Devono leggerlo un pazzo. Sì, sì. Ogni parola è tanto sorpresata, è tanto giusta, è tanto, si sente? È, insomma, è il massimo, è il massimo che c'è nella vita. Vai, vai. Sì. Si attesta che nella sessione del 18 giugno 2019
La commissione per la designazione dei giusti, istituita dallo Yad Vashem, l'ente preposto alla memoria degli eroi e dei martiri dell'Olocausto, sulla base delle prove e delle testimonianze che le sono state presentate, ha deliberato di rendere onore a Giuseppe e sua moglie, Giuseppe Ippoliti e sua moglie Teresa Zani. E ne hanno fatte le indagini, vi assicuro, perché sono andati gli emissari. Questo lo racconto io poi, va bene? Scusate, delle volte sono maleducata, ma alla mia età si può permettersi, si può già appunto. Io non voglio fare l'azione di altro. Allora dicevo, i quali durante il periodo dell'Olocausto in Europa hanno messo a rischio la propria vita per salvare dei ebrei perseguitati. La commissione, pertanto, conferisce loro la medaglia dei giusti tra le nazioni. Il loro nome sarà inciso per sempre sulle stelle d'onore del giardino dei giusti, presso lo Yad Vashem a Gerusalemme. Gerusalemme, Israele, 29 giugno 2020. Io ho detto, ho fatto questa richiesta doverosa, naturalmente ti ringrazio per il cuore, ringrazio voi di questo feeling, di questo affetto che avete dimostrato nell'accoglienza che avete fatto a lei e a me, e quindi appunto a raccontarci un po' le emozioni che hai provato a questi giorni. Ora soltanto due parole, mi sentono? Sì. Allora, due parole su questa medaglia. Questa medaglia l'hanno ricevuto pochissime persone nel mondo, l'hanno ricevuto persone non che hanno solamente aiutato e magari anche l'ufficio, che ne so io, di ebrei perseguitati, ma persone che hanno aiutato mettendo se stessi in pericolo, perché era proibito dalle leggi razziali dare aiuto agli ebrei, e in Italia i tedeschi sono stati lì a Pontevico, e se avessero scoperto che questo Peppino Ippoliti ci ha passato dei leader, ci ha aiutato, lo avrebbero messo al muro, ma senza trattarmi complimenti, avrebbero forse anche la moglie, e avrebbero derubato l'azienda e portato con tanto piacere, trasportato tutti gli averi in Germania. E, insomma, è una cosa, se lo racconto oggi, anche a me mi sembra quasi impossibile, ma era così. Però ritorniamo a Peppino. Noi eravamo nel campo di concentramento, era un campo schifoso, in Calabria c'erano cimici, mosche che pungevano, c'era la malaria, il tifo, insomma era una cosa terribile, specialmente per una ragazzina che viene da una casa, una cosa normale, normativa. E noi siamo venuti su dalla Calabria, siamo venuti lì, e c'era, cosa volevo dire, per l'intervento del Papa Pio XII, che ha mandato il nunzio apostolico nel campo, perché il Vaticano sapeva tutto. No, che oggi non vengono a raccontare, che non sapevano, loro sapevano tutto, cioè avevano solo il Vaticano aveva la possibilità missionare. Sì. Ad ogni modo, noi siamo stati
mandati via dal campo, Dio ci guardi, non liberati. Siamo stati mandati al nord d'Italia, in provincia di Brescia, di Bergamo, sorry. Volevo che prima del corso non passa niente, vai. Mi perdonate, io sono vecchia demonica, non dimentico. E dopo una giornata terribile di treni sporchi, perché a noi era proibito andare in seconda classe, si poteva andare soltanto in terza classe e era uno spostamento di truppe. Insomma, era un giorno più terribile, uno dei più terribili della mia vita. E noi siamo verso sera, sì, chi era noi? Era il mio babbo, Riccardo, mia mamma, tutti e due di 40-45 anni, mia mamma Berta, mia sorella Trude e io che avevo 17 anni. Arriviamo al paese e dobbiamo presentarci al comando dei carabinieri. E noi tremavamo, non sapevamo, ma non avevamo tanto paura dagli italiani perché vivevamo già in Italia e sapevamo che un italiano non uccide così una donna o una bambina perché qualcuno gli dà il comando di uccidere questo o quell'altro. Un italiano è capace di anche un cuore, anche cristiano, anche una testa, lui non andrà a uccidere così per puro caso te o te o te. E noi arriviamo al comando dei carabinieri e entriamo in un bel salone ben riscaldato e c'è un maresciallo, io non allora lo sapevo in suo grado, c'è un carabiniere che si alza dietro un bel tavolone grande e dice: buonasera signori Fischhoff. Signori Fischhoff, da 3 anni non ci chiamavano più signori, noi eravamo di razza inferiore, eravamo privi di ogni difesa della legge, ognuno poteva fare con noi tutto quello che voleva. E dice: prego, avete fatto un buon viaggio? E mio padre mi guarda, mamma guarda, ma dove siamo arrivati qui? C'è qualche cosa di umano? Vi faccio portare subito un caffè. Gradite anche i biscotti? Perché avevamo fame. Insomma, ho ripetuto diverse volte, questo tè caldo non ha mai bevuto una bevanda così deliziosa come allora nel salone dei carabinieri. Poi dice il maresciallo, dice: sentite, io vedo che siete stanchi, vi ho preparato un'abitazione, adesso chiamo un carabiniere, forse c'è un po' d'acqua da darsi, sì, ragazzi, per favore, io arrivo, sì. Perché mi si asciuga la bocca e allora faccio fatica a parlare. Scusami, mi sono sentito a dire la mia. Appunto abbiamo anche te. Perché noi dal campo di concentramento
accettamento, c'erano quelle brande di ferro con un pagliaccio, con un nome di paglia e uno straccio che per modo di dire era un lenzuolo, ma non lo era. E anche le coperte erano coperte quelli dei cavalli. Ma ritorniamo a Peppino, ritorniamo nella camera calda, noi ci infiliamo le letti, ci addormentiamo e il maresciallo prima ancora dice: sentite, io devo prendere i vostri connotati e vedo che siete molto stanchi, andate prima a riposare, domani vi mando un carabiniere e lui prenderà i vostri dati. E così è stato. Quello che io volevo dire era, dopo 3 anni, la prima volta che qualcuno ci ha trattati a livello di persona umana. Noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare, di guadagnare qualche soldo e siamo stati, credo, 2 o 3 mesi, ma poi nel 1943 i tedeschi hanno invaso l'Italia perché per la storia la sapete. E i tedeschi sono venuti dalle Alpi, sono venuti a conquistare l'Italia del Nord. E noi eravamo lì nel paese registrati quali ebrei. E arriva una mattina, noi non sapevamo che i tedeschi erano già abbastanza vicini, ma il maresciallo lo sapeva e sapeva che noi saremmo stati in grande pericolo. E allora lui viene in casa nostra, tira fuori dalla tasca un biglietto, dice: sentite, qui avete il mio indirizzo di Ponte Vico, era la cascina della moglie. Se voi doveste essere un giorno in pericolo di vita, potete sempre rivolgervi a me e io vi aiuterò, farò del mio meglio. Chiedo scusa, ricordami un po', e continuo con la lingua, io per spiegare un po' gli eventi, no? Quindi i tedeschi che avevano occupato l'Italia settentrionale cominciavano a fare i rastrellamenti per vedere anche, diciamo così, prendere gli ebrei e trasferirli poi nei campi di concentramento che conosciamo, tristemente noti. E avendo, diciamo così, in mano tutta la documentazione, sapevano benissimo dove andare a trovare, dove andarli a cercare. Quindi nel caso loro bastava andare via comune o al comando dei carabinieri, perché sempre i carabinieri sono stati in grado di scoprire tutti gli ebrei. Allora lo zio si preoccupò, capì, intuì che c'era questo rischio, questo pericolo, e mise in guardia il papà di Erich e di Rude. Diceva: cercate di raccogliere quello che potete. Ha mandato i genitori in montagna perché non parlavano bene italiano. Giusto, ma i genitori non parlavano bene italiano, quindi erano subito individuabili. Le ragazze che erano state, loro, piccola parentesi, venivano da una certa agiatezza, a Vienna avevano una casa di alta moda, il papà aveva seguito, diciamo così, gli eventi da Parigi, aveva appreso, aveva portato a Vienna quelle tecniche, quelle modalità, diciamo così, per avviare una buona attività di tanto è vero che quando poi avvertirono il pericolo del nazismo che stava appunto inondando già l'Austria, e Germania insomma erano molto molto legati in questo senso, nel 1935 disse: lasciamo tutto, una grande attività, però dobbiamo lasciarla per salvare la pelle. E dove andiamo? Scelsero di andare a Fiume, una bella città, una città mitteleuropea, una città diciamo fiorente, e si stabilirono appunto a Fiume, dove il papà, che sapeva fare le cose bene in quel campo, aveva ricominciato piano piano a mettere su l'attività, era arrivato ad avere anche una decina di dipendenti, insomma c'era questa attività di sartoria di alta moda,
e cominciava appunto ad avere un certo successo, un certo mercato. Finché lo dico questo perché è un episodio che dopo aver conosciuto lei o letto il suo libro ho ritrovato anche nelle memorie della senatrice Segre. Erano diciamo ben integrati, era una famiglia discretamente ortosa, insomma, erano ben accetti, lei e la sorella andavano a scuola, i bambini, a differenza di quelli austriaci che avevano già la punta sotto il naso, li trattavano dai prezzi, cercavano di scalzare, in Italia proprio per il carattere italiano, per tutto, per cultura. I bambini le andavano ad imparare l'italiano, erano molto disponibili, voi vi trovavate molto, perché era un bel ambiente, quello della scuola, quindi si sentivano accettate e ricambiavano questo affetto diciamo dei compagni, no? E stavano finché poi nel 38 avvenne quello che avvenne, le leggi razziali. E allora gli accadde, questa famiglia tranquilla, abbastanza così, viveva in una certa situazione di benessere, si vede sconvolta, si vede diciamo così tutta un tratto traumatizzata da un evento e soprattutto per loro, le bambine. E la mattina cosa accade? Accade che Edith, la sorella, va a scuola come avevano fatto tutti gli altri giorni, i compagni, e trovano sull'ingresso della scuola il direttore che le ferma, dice no, voi stamattina non entrate, voi la prima volta che hai sentito la parola dovete fare dietro fronte, lei non aveva mai sentito. Siete di razza inferiore. Siete di razza inferiore, voi non siete degni di stare insieme ai nostri bambini, agli altri compagni. Dovete andare via, qui è un posto off limits, voi con noi non c'entrate niente, andate via. E poi immaginate queste bambine che cominciano a balbettare qualcosa, che è successo? E quindi ho letto, ripeto, questo stesso avvenimento nelle memorie della serie, perché anche lei a Milano ebbe la stessa scena, e lo racconta. Andò a scuola, trovò gli insegnanti che l'aspettavano, andate via, e dice la serie. In quel momento, quando ci siamo resi conto di quello che stava accadendo, ci siamo accorti che cosa significava essere ebrei per seminare. Ed è la stessa sensazione che purtroppo hanno avuto le due sorelle in quel momento, smarrimento, trauma, quindi... Adesso passano di 3 anni, sì. E quasi 4, di sofferenze, di eccetera eccetera, e noi e viene questo maresciallo Ippoliti e ci lascia il biglietto a noi con l'indirizzo. Sì, dopo tutte le traversie, il campo di concentramento, arrivano qui, trovano una persona normale, perché ci si comporta così da persone normali, no? Con gentilezza, con apertura. E quindi poi lui avverte questo pericolo, è messo in condizione di genitori, guardate, sì. Stanno facendo i rastrellamenti, cercate di metterli in salvo. I suoi genitori non conoscevano bene l'italiano, quindi sono scappati in montagna. E noi abbiamo cercato di arrivare a Pontevico grazie a questo biglietto che lo zio. Sì, avevamo l'indirizzo di Zani e Ippoliti. E siamo arrivati a Rovecco, la stazione ferroviaria, e lì avevamo trovato una camionetta, sì, che ci ha portato fino a Pontevico, sì. E da Pontevico siamo andati. Non era il servizio urbano, però era un signore che era venuto a prendere la moglie, sì. E loro due ragazzine, sì, hanno approfittato, sì. Si è andata al paese, vediamo, sì, come la era quasi fine novembre, faceva un freddo da cani e noi non avevamo vestiti e le scarpe erano bucate. Insomma, eravamo in una situazione difficile. Siamo andati verso la, abbiamo comandato la strada, siamo arrivati fino alla chiesiola. Però adesso c'è un piccolo intervento che devo raccontare. La mia sorella era molto bella, però col freddo si gelava il naso e ci aveva il naso e
e ricordo c'è una piccola lampada della strada, mi dice, senti Edi, c'ho il naso rosso. E io gli dico, no, non c'è la rosa, tu puoi adesso andare alla bale e poi fare il palo e tutti ti vedranno con la naso rosso. Ecco, così. E lei va là, della stupida, come sempre, e arriviamo al portone di questa bellissima casa, una casa rurale, un portone lavorato bene. E qui c'era il martello, adesso ricordo la parola, erano già le 9 di sera, io ero quella più coraggiosa, mia sorella bla bla bla, ma non aveva il coraggio. Io mi prendo il martello e pum 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 alla porta degli Zadi. Dovete sapere che c'era l'oscuramento e la gente di sera non usciva perché aveva paura dei lastramenti degli aeroplani. Però si apre la porta e Peppino in pigiama ci vede. E io non so come abbia fatto, avevo uno spirito di dire nel tempo giusto le cose, le parole giuste, e dice, oh, ecco le mie cuginette che sono arrivate, avete fatto bene a lasciare Viterbo, a lasciare che la bombata qui alla chiesuola sarete molto più sicure. Chiedo scusa, perché vi devo il non sono mio? Perché voi nel passaggio da Ferramonti al nord a Bergamo si erano fermati a Viterbo in San Lorenzo Bosco. Eravamo pratiche del posto perché non potevamo dire in caso che ci, ma loro non hanno a disposizione 3 ore adesso. E lui ci fa entrare e arriva subito la Teresina, venite ragazzi, loro hanno visto in che stato eravamo, molto stanche, molto affamate, eccetera. E allora, se il maresciallo ci ha dato il tè al comando, sì, loro si vede che è rimasto della minestra della sera e ci hanno riscaldato la minestra e ci hanno dato 2 piatti di minestra. Se io vi dico che questa minestra era la cosa più buona che ho mangiato in vita mia, tutto il giorno di mangiare. Scusate, nessuno l'ha detto. Non abbiamo detto che Edith è stata accompagnata dai nipoti, una bella famigliola, insomma 5 persone, papà, mamma e 3 bambini, che adesso sicuramente Però siamo rimasti. E ogni tanto vedevano alla nonna. Siamo rimasti dalla minestra. Noi abbiamo mangiato la minestra. Era fatta di pasta e c'era la verdura e era fatta di brodo di carne. Io non so, era una minestra, come si dice, fatta da Dio. E ci hanno preparato un letto e noi siamo caduti in questo letto e ci siamo addormentati, abbiamo dormito 12 ore, 13 ore, no? La mattina dopo un latte caldo con un panino e un burro, mi fa venire ancora oggi la polina in bocca. E dopo dovevamo trovare un quartiere perché non potevamo rimanere alla cascina, c'era gente che domandava da dove arrivano questi ragazzi, eccetera, eccetera. E siamo andati a Pontevico e abbiamo trovato casa
dalle Angeline, cioè del convento delle Angeline, c'era Villa Valle Superiora, non so se sapeva o non sapeva, loro erano congiunti con la famiglia dei Bizzani, potrebbe darsi che sapeva chi eravamo, ma noi siamo, ci ha ricevuto, ci ha dato due letti in un camerone, e ci siamo basati lì in questo convento. E io sono ritornata a piedi di nuovo alla casella, dai Gianni, e ho raccontato che ho trovato posto. E la Teresina mi dice, va bene, hai trovato posto. Dove l'hai trovato? E dalle Angeline. E lei mi dice, ma senti, voi dovete andare in chiesa tutti i giorni, perché loro vanno a messa, sapete le preghiere, vi scopriranno subito. E lei, quella stessa sera, si è seduta con noi e ci ha insegnato una notte intera le preghiere, l'Ave Maria e il Pater Noster e il Miserere Domini. E ancora tante cose che bisogna, la base. Verso la mattina lei ha detto adesso recitiamo tutti assieme il Padre Nostro e ci siamo abbracciati, a me veramente non diceva così tanto perché non l'avevo mai imparato, ma lei era così, era in sua statuata in questo Padre Nostro, e io ho sentito che lei lo dice che proprio in cielo, con tutto il cuore, bisognava semplicemente conoscere questa persona bellissima, alta, slanciata, un cuore buono, un cuore d'oro si vede. E così noi siamo ritornati al convento e abbiamo lavorato, e il Peppino Ippoliti si è seduto nel retro, non è mai venuto a visitarci, però ha fatto in modo che noi avevamo da mangiare quasi per un anno intero. Lui e la moglie hanno fornito la farina, zucchero, tutto quello era razionato nella panetteria, e io, come se niente fosse, andavo la mattina a prendere il panino e non ci ho pensato due volte. Semplicemente ero uno stupidino di 17 anni, 18 anni che era delusa e vedeva tutti questi altri ragazzi che andavano a scuola e si sentiva umiliata. Poi la guerra è finita. E io ero arrabbiata, ero delusa, io avevo in me tanto rancore, e ho detto a mia sorella, che allora si chiamava Rita e non Trude, senti, lasciami in pace con Pontevico, con le Angeline, io non voglio sapere niente, io voglio andare in Palestina, voglio avere il mio paese, voglio essere protetta, voglio avere una patria. E veramente così ho fatto. Siamo venuti via da Pontevico quasi di notte, senza dire niente a nessuno, senza dire grazie a nessuno, e sono andata in Milano, poi ho conosciuto mio marito, ci siamo sposati, lui era dell'armata inglese, siamo andati in Palestina, e oggi in Israele, e abbiamo collaborato con tutti per mettere su un paese, una patria. Questo non ha poi questa grande importanza, c'ha molta importanza, ma non voglio parlare di ciò che noi abbiamo fatto. Era dura, no, non era facile. Sono passati 20 anni e io ho cancellato del tutto la memoria di Peppino, di Sonnino, che ne so io. I ragazzi erano qua grandi, il figlio aveva già 20.
18 anni, la ragazzina 14, e io sogno di notte, Peppino mi sta davanti e domanda, state bene? E sparisce. Io mi rialzo la mattina, oramai avevo 40 anni, e penso, Dio mio, cosa ho fatto io? Quell'uomo ha rischiato la vita per salvare due mocciose che quasi quasi non conosceva. E mi sono sentita male, mi sono sentita tanto male. Cosa ho fatto? Come ho potuto non dire niente a nessuno, cancellare? Dall'altra parte mi sono dato, abbiamo sofferto tanto. Insomma, avevo il dibattito, ce l'avevo nel cuore, però non ho potuto farne a meno. Mi sono messa a scrivere, sono andata agli Artvescenti. Ho detto, io devo rintracciare questo Peppino e devo rintracciare la sua famiglia. E così abbiamo fatto. Ho rimesso diversi anni per farlo. Ho scritto a te, ma ha risposto in inglese, loro non sapevano se io sapessi anche l'italiano. E piano piano sono stata a Ponte Vito, sono stata alla chiesa, sono stata da qualche famiglia, Corbellini. C'era a Ponte Vito, che si sono ricordati di noi a Ponte Vito, eravamo un anno, erano due giorni, e c'era una signora che purtroppo la vita, che mi ha ricevuto nella chiesa, e ha detto, beh, tu vieni a dormire in casa mia, non vai da nessuna altra cosa. Erano i pontichesi di allora, gente umana, gente con cuore, gente che ci ha ricevuto. Ad ogni modo, io ho fatto di tutto per far riconoscere questo Peppino Ippoliti. No, una parentesi, poi c'era il film di Schindler. Ho pensato, Schindler qua, Schindler qua, e Peppino cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha rischiato la propria vita per salvarci. E sono andata a Ponte Vico, poi ho rintracciato loro mi hanno risposto con molta gentilezza, e io sono venuta a Latina. Ho risparmiato circa un anno per avere i soldi per venire in Italia. Ho preso mia figlia e siamo andati prima a Ponte Vico e poi da Ponte Vico siamo andati a Latina. E abbiamo trovato come si chiama? Paolo e la sua moglie. E quando io ho conosciuto questa gente, ora forse direte che voglio farmi la figura, che vi racconto qualche flottola, non è così. Io quando ho conosciuto questa gente ero convinta, cioè, non mi meravigliavo più di niente. Gente meravigliosa, che ci hanno ricevuto bene, e che abbiamo parlato del passato, e loro non avevano verso di me alcun rancore che non mi sono fatta viva. E da allora siamo rimasti in contatto. Ma io mi sono data da fare per avere il riconoscimento dello Stato di Israele a questa gente che si è sacrificata, proprio sacrificata, per altre persone che non conoscevano, che non avevano nessun dovere di aiutarle. E adesso finisco e vi dico grazie a tutti che avete pazienza a sentire la mia storia. E anche oggi io cosa posso io dire? Dire che la l'umanità di questi italiani è indescrivibile. Siete unici al mondo. È tutto qui. Grazie.
del tempo che io ho cercato di avere riconoscimento dello Stato che abbiamo messo intanto per non dimenticare la pietra nel campo del cimitero, e hanno letto una messa che io ho assistito, e là mi sono permessa di dire di nuovo il Pater Noster e Ave Maria e mi sono sentita benissimo. E il sindaco è stato presente e l'ha presa a parte. Questa storia è stato fortunato. E pensate, e sì, ha fatto anche la fotografia, dico che bello, se vado con un bel uomo, e mi ha visto tirato dalla figlia. Edite, noi questa storia del te la conoscevamo. Infatti, quando a caso che cosa non hanno? Il tè e dei dolci. Questa volta però la prendete insieme, se sei d'accordo. Io dico che si muore. Grazie. Io mi metto qui, così sì, quando vuoi. Però mi sono il tè con i pasticcini. Sì. Io avevo portato lì le copertate, solo per concludere, per dirmi un po' quello che ha detto. Dopo questo lungo periodo in cui lei ha cercato di dimenticare tutto, no, dopo essere andata appunto in Palestina, appunto aveva cancellato tutto e c'è stato poi il sogno che ha raccontato. Da allora il suo desiderio più grande è stato quello di far conoscere la sua storia, di far conoscere la memoria di quegli avvenimenti, di quegli eventi. E allora, dato che aveva appena tornato in Italia, ha ripreso gli studi, ha preso gli studi di sociologia, delle scienze della comunicazione, è diventata giornalista, piano piano, diciamo con molto molto impegno e con molte rinunce, logicamente, perché era una nazione giovane, stava nascendo, non è che avesse a disposizione tante possibilità, ha dovuto lavorare duramente lei con marito. Però ecco, alla fine, dopo questa presa di coscienza di quanto era accaduto, ha voluto che restasse un messaggio forte sia per i propri figli, perché il primo libro che vi faccio vedere, questo qui è scritto in ebraico, ha detto: io l'ho scritto, l'ho pagato per la pubblicazione, eccetera, ma pensavo soprattutto ai miei figli, ai miei nipoti, perché conoscessero veramente la storia. Perché una volta lo racconto, il figliolo era stato fuori a una festa di una amichetta e aveva incontrato che la nipotina c'aveva dei cugini, c'aveva la nonna, c'aveva la nonna di Eni, che purtroppo è morto in un campo di concentramento insieme ad altri zii, insieme ad altre persone. Quindi questo bambino si chiedeva: come mai loro ce l'hanno i parenti e io no? E allora da quel momento, da quella domanda che ti facevi, Eni mi disse: devo raccontare a loro, anche per i nipoti, devo raccontare la storia della nostra famiglia, perché noi siamo solo io e mio marito, non abbiamo parere. Quindi a sentire poi questo grande desiderio, questa missione che di far conoscere a tutto, soprattutto ai ragazzi. Vi ripeto, la prima cosa che mi ha detto: ci vengo, però guarda, cerca di farmi fare delle visite alle scuole, voglio parlare con i ragazzi soprattutto. E questo stiamo facendo. Grazie. Anche stasera stiamo parlando con voi giovani e meno giovani, proprio per questo, per far conoscere. E quindi da allora spesso è venuto in Italia, sia lì vicino a Cosenza, dove c'era il triste campo di Ferramonte, qualche anno fa anche alla fine, secondo me, è venuto nella scuola qui a Sinistra, nella circostanza del circo dedicato alla memoria dello zio, e da quel momento ha sentito quel sonnino, perché ecco, appunto, zio Giuseppe è un uomo di sonnino, la comunità, la mentalità, l'apertura verso gli altri, anche diciamo così, l'accoglienza verso il diverso, noi ce l'abbiamo dentro, siamo persone ospitali, lei l'ha intesa, ha inteso questo feeling, e quindi volentieri me la sognino, l'ho detto sinceramente, andiamo pure a Sonnino, però
Natale, l'ha detto subito, quindi bello, questo impegno grande, quindi è stato parlare in Austria, in Germania, in Israele pure spesso va in giro a parlare di quanto è accaduto, perché non accade, ecco, non è sincero. Sì. Comprendere è impossibile, però conoscere, conoscere è necessario, perché non si ripeta più, questo dice appunto Luna, che debole agevolare questa conoscenza. Sì, grazie. Ma adesso ricevo questo te o no? E io ero proprio entusiasta delle domande che hanno fatto e ho portato a casa il foglio delle domande. C'è da lei allora? C'è da lei. L'ho registrato tra i miei documenti e ce l'ho a casa. Che piacere, grazie. Sì, ce l'ho a casa e ogni tanto se cerco qualche cosa lo... come ho potuto dimenticare? Però vedi, io credo tante persone, forse non ho la memoria della visione. So. Però è passato il ricordo di quel giorno che le ha fatto scattare un meccanismo che ci ha riconosciuto. Sì. Ricordo ancora che di sopra faceva un po' di rumore e io mi sono permesso di restare zitti. No, perché ho sempre avuto problemi, però. Ma subito un po' sempre. So perché. E ho ricevuto la torcia. Sì, io ho ricevuto la torcia. Poi andavo al centro anziani, se ne si ricorda, la mattina a scuola, il pomeriggio andavo al centro anziani. E anche diciamo signore con gli anni e ascoltarlo con grande interesse e passione, no? Ricordando i tempi, diciamo, di quando erano più giovani. No, ma una memoria di ferro, io per dire. È terribilmente importante a spiegare. Se tu lo perché se lei sapeva per quello che vi venivo a raccontare, perché non ha fermato? Perché è bello ascoltarlo. No, la mia persona stessa non ha nessuna importanza, l'importanza ha questo pensiero. Io sono capace di pensare a me stesso, nessuno non mi può comandare a uccidere un altro, a fare del male a un'altra persona, perché io sono abbastanza intelligente, gli italiani, diciamo così, sono abbastanza intelligenti per decidere per se stessi tra il bene e il male, maggior parte. Mettiamoci d'accordo anche da noi. E io, per me è terribilmente importante, anche se qualcuno che crede sia anche lontano, ti dice di fare un'azione crudele, dice no, questo io non lo faccio. Ma il maresciallo era, bisogna semplicemente immaginarsi in un'atmosfera che anche essere in un'armata, tu ricevi degli ordini e gli ordini li devi eseguire. Ma se ti danno un ordine che ti sembra crudele o anti-umano, non farlo. Sì. Non ha seguito quel rispetto di quella legge che non era una legge. C'era da noi per esempio il processo di Eichmann. Tutto quello che ripeteva, io ho ricevuto gli ordini e allora io lui ha fatto ammazzare migliaia di persone, non solo di ebrei, anche di profughi e anche di italiani, anche di gente del clero che avevano il coraggio di andare, di predicare dalla chiesa, cose immorali che erano contro ogni legge umana, contro ogni
invece cristiana, ci voleva un medico, e loro sono stati fucilati diversi parroci. Insomma, oggi una cosa quasi impossibile, cioè non credibile, non credibile. Io sono stato, proprio ho scritto il libro in tedesco ed è diffuso anche in Germania e anche in Austria. Quando io vengo in Austria mi ricevono molto bene, molto visto, il titolo. E la prima cosa che mi dicono, ma i miei genitori hanno salvato ebrei, tutto ad un tratto tutti hanno salvato ebrei. Adesso un'altra cosa, io sono stata a Weimar, la città di Goethe, e a Weimar, vicino a Weimar, c'è il campo di concentramento di Buchenwald, lì hanno bruciato della gente, e la gente dei dintorni. E a Weimar c'era un castello, e hanno portato lì con la ferrovia questi poveri diavoli. E hanno detto: a destra, tu a sinistra, chi gli sembra vecchio, stanco, va a morire. E io sono stata lì nel campo e ho anche parlato, perché sono svenuta, non ce l'ho fatta. E ritornando a Weimar, una bellissima, sono stata nella casa di Goethe, una bellissima città antica, e quando ho visto per strada delle persone circa di mia età, anziane, ho pensato: forse tu hai avanzato qualcuno, forse tu hai avanzato qualcuno, forse tu hai... Volevo soltanto venirvi, sono stata male, proprio male, anche fisicamente, perché io ero là con un gruppo che è stato sì, io da Israele facevo la traduttrice, dall'ebraico inglese al tedesco. E sono stata male, e giù nella cantina, nel sottoterra, c'è il museo, e c'è il speaker, e c'è la pianta del campo, e ti fanno vedere dove hanno... Finita la cosa. Voi siete meravigliosa. Del genere non è pagabile.
come per tutto il volo del mondo. Grazie. È una cosa che adesso mi metto a piangere. Abbiamo conosciuto questa vicenda particolare, forse in quel periodo ce ne sono state tantissime, così. Questo insomma ci aiutano a pensare che gli esseri umani sono. Sì, c'è uno scritto. C'è scritto Comune di Sonnino, noi non abbiamo fatto incidere nulla perché questo è proprio il nostro logo, sì. Il Comune di Sonnino con la zona del comune, sì. E le Bologna che erano dei vecchi proprietari sì, la, sì, la sì, nostra sì. Effigie, quindi sì. Questo è direttamente il comune. Sì, sì. Non me l'aspettavo, ma sono profondamente commossa, mi sento molto onorata. Ma no, non è e vi ringrazio proprio tanto, tanto, tanto. Grazie a voi tutti, grazie, grazie, grazie. Volevo proprio rivederla con grande piacere e siccome dalle sue parole si capisce che ama Sonnino, quindi lei ha Sonnino nel suo cuore, per cui amare non basta, io sono congiunta di profondo anche il posto, ma con questa gente, perché non c'è da nessun'altra parte del mondo e io posso, questo lo posso testimoniare, io personalmente non ho incontrato gente come voi e mi sento proprio privilegiata. Io di solito non parlo di Dio, ma io ringrazio Dio che oggi sono qui con voi. Di un panorama di Sonnino e ho fatto incidere sopra Sonnino, un paese da ricordare. Ho fatto mettere due cuoricini, così che se ne guarda fuori, cioè tutto l'amore di lei ha detto Sonnino, ma anche noi abbiamo fatto vedere. Ma come no? Dove il sindaco? Dove il mio sindaco? Vorrei intanto ricordare, mentre ci sono le foto, anche un'altra cosa che Edith conosce, Sonnino. L'arma dei carabinieri in particolare, l'hai ricordato l'altro giorno. Grazie. Ha avuto la possibilità di donare due eroi, uno in tempo di guerra ha rischiato la vita, però ecco, la fortuna è stata che non gli è stata poi richiesta dagli eventi, un altro nei nostri giorni, Vittorio Iacovacci, un ragazzo che è morto in Congo in un attentato che hanno fatto a lui e al nostro ambasciatore italiano in Congo. Lui è stato preso in pratica da una sparatoria, ancora bene non si è capita la dinamica. Lui si è frapposto tra lui, cioè tra i colpi che arrivavano all'ambasciatore, quindi è stato colpito per lui. È morto lui e è morto l'ambasciatore. Questo episodio. A febbraio del 2021, non è nemmeno un anno. Io conosco questo, da noi era tutto pieno con sì, perché sì. È stato un attentato particolare, poi fatto in Congo, quindi in questo periodo storico, sì. E loro erano lì perché Attanasio era, oltre a essere il nostro ambasciatore, anche era rappresentante dell'ONU per la pace in Congo. Sì, il fatto che abbiamo due eroi, ieri il prefetto, il suo eccellenza prefetto lo ha ridetto, che quindi Sonnino è il paese davvero degli eroi, dei carabinieri eroi, di questo ne siamo orgogliosi, noi abbiamo fatto... Sì, è vero, però in un futuro cercate di essere sani, di vivere la vostra vita e di essere felici, perché vi è dovuto. Grazie, è dovuto la felicità di tutti, grazie a voi. Ho ricevuto delle cose uniche al mondo e
e dovrei dire ancora un speech, ma non sono capace. Vi dico semplicemente grazie. Ma grazie a te, grazie a te. Grazie. 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 Prego, posso far vedere? Adesso va a vedere. Le donne di Sonnino, sì. Facciamo vedere. Grazie.